E noi facciamo esattamente quello per cui sono stati stanziati, più o meno questa è la cifra, oltre gli 11 miliardi di euro sulla missione 4, componente 2, dalla ricerca all'impresa, ed è proprio la missione di PNA Cube, che poi è la missione appunto delle università e degli enti di ricerca e incubatori associati, che sono i nostri 55 soci, che poi in maniera capillare vanno sui territori e mettono a sistema altri attori, altre università, altri incubatori, pubbliche amministrazioni locali, insomma veramente una straordinaria rete delle reti. Questo è un vero percorso di valorizzazione della ricerca che parte, mi viene da chiamarlo, è un percorso di valorizzazione della ricerca di ampio respiro, locale e nazionale, che parte dalla scoperta delle idee dentro le università e gli enti di ricerca in 17 regioni italiane, attraverso queste tappe intermedie che sono le nostre 16 start-up regionali. Quindi sì, è un vero e proprio percorso generativo di innovazione. Adesso per i vincitori? Per i vincitori inizia il futuro. Forse riusciamo a... noi siamo ovviamente felici quando sentiamo che a distanza di pochi mesi, cosa che avviene, perché il 63% nell'ultimo triennio, il 63% delle start-up, dei progetti di start-up che sono arrivati alle competizioni finali dell'ultimo triennio, si sono costituiti in startup, quindi è nata l'impresa vera e propria. Oggi noi abbiamo i progetti, stiamo premiando i progetti di impresa innovativa, ma a distanza di qualche mese il 63% di questi progetti si è costituito in impresa ed oggi opera con successo sui mercati. Quindi ci auguriamo ovviamente che questo possa accadere anche sui progetti di quest'anno. Noi li monitoriamo. Abbiamo un osservatorio, PNA Cube, che è un osservatorio che appunto ha proprio come compito istituzionale quello di monitorare questo particolare segmento di start-up, che sono le start-up di ricerca, start-up innovative di ricerca, ed è un segmento che è dentro il grande mondo, è rilevato dentro il grande mondo delle start-up innovative. Ecco, noi abbiamo invece i dati verticali su questo mondo qui. Pubblicheremo un primo rapporto, lo abbiamo già confezionato, andrà in pubblicazione questo primo rapporto, che poi appunto diffonderemo attraverso il sito PNA Cube.